Vent'anni fa era considerato la grande speranza della Russia, post-comunista, bello, intelligente, carismatico. Per Boris Nemtsov si pensava ad un futuro ricco di gloria. Nessuno immaginava allora che invece la fine della grande speranza russa, il delfino di Boris Yeltsin, arrivasse sul ponte della Moscova, nei pressi del Cremlino, con 6 colpi sparati da una macchina in corsa. Ma nella Russia di oggi accade anche questo. È un antivoyenny march, un antivoyenny meeting. Boris Nemtsov sarebbe stato uno dei protagonisti della manifestazione di domani contro Putin, organizzata nella capitale moscovita. Negli ultimi anni Nemtsov era stato uno dei più fieri avversari del governo, arrestato più volte. Non aveva mai smesso di criticare la politica di Putin, dalla guerra in Ucraina all'occupazione della Crimea, alla denuncia delle ricchezze accumulate dal clan vicino al presidente russo. Qualche giorno fa, la domanda se avesse paura di morire, Nemtsov rispose con amara ironia: sì, un pochino, ma non quanto mia madre. L'assassinio del dissidente ha scosso non poco il paese. Lo stesso Putin ha inviato un messaggio di condoglianze alla famiglia e ha promesso un controllo personale sulle indagini di un crimine che considera una vera e propria provocazione, un tentativo di destabilizzare il paese. Invece l'accusa dell'ex leader sovietico Gorbachev. Anche la comunità internazionale chiede che venga fatta luce su un assassinio brutale e malvagio, un'indagine rapida e imparziale, la richiesta del presidente degli Stati Uniti Obama, anche la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese François Hollande denunciano il vile omicidio di un coraggioso difensore della democrazia. I colpevoli siano presto assicurati alla giustizia e l'auspicio del capo dello Stato italiano Sergio Mattarella, mentre mercoledì prossimo il premier Renzi volerà a Mosca per un faccia a faccia con Putin. Per la crisi ucraina sarà forse l'occasione per parlare anche dell'omicidio Nemtsov. È un delitto quasi illeggibile, perché in fondo Boris Nemtsov era una figura oramai di seconda fila, anzi di terza fila, per quanto riguarda la lotta tra l'opposizione, tra la nuova opposizione e il potere di Vladimir Putin. Quindi è una lettura molto difficile. C'è solo da ricordare che Nemtsov non aveva più nessun ruolo in politica, aveva organizzato un piccolo partito che si chiamava Liberale Democratico con uno scarso seguito, e però aveva continuato a denunciare quello che è il sottofondo nero del potere in Russia, cioè la grande corruzione tra la politica e la criminalità organizzata. E forse questo è un tasto che non bisognava toccare e che lo ha portato ad essere aggredito e ucciso sul ponte di pietra non lontano dalle mura del Cremlino e dal centro stesso della capitale.